Nelle ultime 2 settimane ho dato tutto me stesso per superare il test di medicina ed entrare a Milano. Ammetto, sono state 2 settimane davvero intense. Stress, dente del giudizio, paura di non entrare e mille altri pensieri tutti saltati fuori proprio in quei giorni. Per fortuna però sono riuscito a registrare qualcosa qua e là e oggi vi porto con me al test di medicina. Dal 27 agosto fino al 4 settembre, escluso l'1, ho avuto il corso intensivo di Test Busters per il test di medicina. Facevamo tipo 9 ore al giorno di quiz, simulazioni, ripasso degli argomenti e chi più ne metta. Però devo dire che c'è stato. Unite tutto con il fatto che ho dovuto lavorare in pizzeria durante quelle sere e il risultato è stato uno dei periodi più intensi di tutto l'anno, ma allo stesso tempo uno dei più belli perché davvero mi ha dato un sacco di carica e soddisfazione. 9 ore di Test Busters, 1 ora di pausa pranzo. Neanche tutti i giorni un'ora, c'è stato un giorno che era 40 minuti, ma va bene così, raga, ci sta. Più 4 ore la sera in pizzeria fanno tipo 13 ore al giorno. Bello intenso. La sfiga però vuole che in parallelo all'inizio del corso mi inizia a far male il dente del giudizio. E dico, oddio, fantastico, cioè proprio in tutto l'anno poteva succedere questa cosa. Adesso, una settimana prima del test di medicina, va bene. Non mi sono fatto buttare giù, sono andato dal dentista, mi ha dato delle robe da prendere per far passare il dolore, che per fortuna è passato, e sono andato avanti. Al corso devo dire che ho conosciuto un sacco di ragazzi che come me avevano questo obiettivo di andare e fare il test e passarlo. Conoscere questa gente è stato davvero una marcia in più per affrontare il test, perché quando si è tutti sulla stessa barca si crea quel clima di unità che ti fa andare più forte. Primi giorni, che era la parte di pratica, abbiamo fatto i quiz per argomenti, quindi abbiamo rivisto tutto da logica a mate, fisica, passando per biologia e chimica, che è stato essenziale. Poi un giorno di stop, il 1 settembre, pausa riflessiva, in cui vabbè ho studiato e ho lavorato. Dopo abbiamo ripreso con 3 giorni, che arrivavano fino a 2 giorni prima del test, di simulazioni tutto il giorno, mattina, pomeriggio, simulazione, correzione con le graduatorie. Finisce il corso, c'è il giorno prima del test e lì ero stranamente calmo. Mi sentivo sicuro di me, avevo lavorato bene tutto l'anno, quindi questi giorni finali erano solo di rifinitura di un lavoro che si era svolto durante i mesi. Ero pronto per andare ad affrontare il test di medicina 2022. Arriviamo alla mattina del test. Ero un po' teso, ma neanche troppo. Diciamo che me la stavo vivendo bene quella mattina. Quindi arrivo fuori dall'Università degli Studi di Milano, tra parentesi sede che ho visto un miliardo di volte perché è proprio davanti al Politecnico. Per chi non lo sapesse, davanti all'edificio 26 del Politecnico in zona Città Studi. Inizio a vedere tutti i ragazzi e le ragazze che volevano provare il test e vedere la concorrenza per la prima volta lì fisicamente, vedere tutte quelle persone vi fa un certo effetto, perché quando fate le simulazioni a casa, quando mi esercitavo a casa o anche al corso, comunque non è che eravamo migliaia di persone in digitale, ma perché li vedevo nella graduatoria, ma io ero da solo a casa mia, non vedevo quelli a fianco a me che lo provavano, che lo facevano, che per cui competevamo per la stessa cosa. Mentre lì la mattina vederli tutti così tanti dal vivo, devo dire che mi ha fatto un certo effetto. Alle 11 aprono gli ingressi, entro e faccio tutte le firme, controllo i documenti e arrivo in aula. E lì dovevo aspettare fino alle 13 senza poter uscire per iniziare il test, che poi durava 100 minuti e durante il test non puoi uscire, quindi ho detto oddio, cioè mi scappa tipo la pipì, perché comunque ti porti una bottiglia d'acqua per bere e a un certo punto sarò stanco morto, avrò fame, dovrò mangiare qualcosa. La fortuna vuole che sono stati abbastanza clementi i commissari e dopo averci fatto lasciare tutto fuori, telefoni, ogni sorta di oggetto fuori tranne le bottigliette d'acqua, senza etichetta tra parentesi, a uno per chi aveva bisogno ti accompagnavano in bagno fino a quando il test non è iniziato. Da lì poi zero, cioè proprio divieto assoluto. Si fanno le 13 e iniziano, cioè allora, dalle 11 alle 13 sono state le 2 ore più lunghe di tutta la mia vita. Dalle 13 alle 2.40, 1 ora e 40 perché il test dura 100 minuti, sono stati i 100 minuti più veloci della mia vita. Cioè io ho abbassato la testa per leggere il compito, l'ho alzata, che erano passati 100 minuti, incredibile. E vi assicuro che in quei 100 minuti vi passano per la testa mille emozioni diverse, dal divertimento, adrenalina, paura, tensione, di tutto. Poi mentre compilavo le risposte avevo una paura incredibile di sbagliare, perché voi avete questo foglio delle domande in cui ci sono tutte le domande, voi fate i vostri calcoli, fate le vostre cose, e poi avete un foglio apposta per le risposte in cui dovete mettere le crocette
all'interno dei quadratini, vi faccio vedere un facsimile, e se voi per sbaglio fate qualsiasi segno con la penna al di fuori di quei quadratini, tipo vi annullano la prova. Quindi tu hai una pressione incredibile per mettere queste crocette e tu devi farlo con il tempo che scorre e tu sei lì che dici oddio non ho tempo per fare le cose. Non è stato semplice, cioè sembrerà una cavolata, però anche solo star lì a farle bene, perché viene corretto con un lettore ottico, quindi se fai la crocetta male magari non te la conta, magari te la conta sbagliata, sono tutte cose che, credetemi, in quei 100 minuti vi mettono una pressione incredibile. Infatti il test di medicina in sé, soprattutto quello di quest'anno, è una prova che se tu ti fai a casa con calma in 2 orette, ma la fai proprio in scioltezza, cioè ti prendi tipo 80 più come ridere, ma farla in 100 minuti con la paura di sbagliare, con l'ansia che è un anno che ti stai preparando, e mettere le crocette e stare attento, e il tempo e la competizione perché vedi migliaia di persone attorno a te, credetemi che quello è tutt'altra cosa. Fast forward di 100 minuti, finisce la prova. Quindi vado a consegnare, ancora lì un'ansia della madonna per non sbagliare le etichette, non sbagliare a mettere il foglio nella scatola giusta, se no prova annullata, così, ed esco. E lì metà di me era euforica, l'altra metà era oddio, oddio, ho sbagliato questo, ho sbagliato quello, ho sbagliato quello. Allora, cerchiamo di fare un'analisi il più razionale possibile. Io sono uscito ed ero contento della mia prova, perché ho detto, mi sento che secondo me è andata bene. Ed ero davvero molto convinto che fosse andata molto bene. Ho detto, Dio, ho risposto così a tutto, ne ho lasciate solo 4 bianche. In quel momento iniziano a venire i primi dubbi. Inizio a dire, oddio, però aspetta, forse la 23 l'ho sbagliata. Forse quella là non era così, ma dovevo dividere per un mezzo. Forse... E lì sono andato un po' nel pallone. Allora, sono uscito, sono andato dalla mia ragazza, siamo andati a pranzo. E ho cercato di non pensare al test, anche se è impossibile, no? Continuavo ad aggiornare il telefono per aspettare che uscisse la correzione del MIUR, perché il giorno stesso, quando finite la prova, il MIUR mette sul sito la correzione ufficiale, così tu puoi farti un'idea di come sia andata. Ovviamente non avrai mai la certezza del punteggio, il punteggio lo saprai quando esce l'esito della tua prova, che quest'anno è il 13 settembre. E lì mi sono accorto, quando ho visto la correzione dopo il pranzo, che dannazione, avevo fatto degli errori, ma degli errori davvero stupidi, che sono cose che di solito nelle simulazioni li facevo proprio a occhi chiusi, quei quesiti lì, non li avrei mai sbagliati. Ma pressione, più ansia, più 100 minuti, più competizione, più essere lì teso perché devi farlo bene, quello davvero mi ha fregato, me li ha fatti sbagliare. Infatti adesso vi voglio far vedere un po' la prova e i quesiti che penso di aver sbagliato, perché non ne ho la certezza finché non ho la correzione, ma al 99% so quali sono i miei errori, e così vi fate un'idea anche voi. Questo è un esercizio in cui ho fatto una cavolata. Ora, leggetelo bene. Quante sono le cifre da 1 a 8 comprese che hanno almeno 2 delle 3 seguenti proprietà? La cifra è dispari, la cifra è maggiore o uguale a 6, la cifra è minore o uguale a 6. Sicuramente il 6 ce le ha queste due, perché 6 è minore o uguale a 6 e 6 è maggiore o uguale a 6. Ecco, io le ho contate tutte tranne il 6, quindi ho risposto 4. Una cosa semplicissima che a casa avrei fatto in 2 secondi, mentre lì ho sbagliato. E qui ci siamo giocati 2 punti. Il vostro punteggio, se l'aveste fatta giusta, sarebbe stato più 1,9, 1,5 per averla fatta giusta e non aver perso 0,4. E io ho perso 0,4 qua. Questa qui, sui mitocondri, davvero, anche qua non riesco a capire come io non mi sia ricordato che sono sede di sintesi di molecole d'acqua, perché infatti nei mitocondri, durante la respirazione cellulare, viene prodotta dell'acqua. Però, durante il test, boh, il mio cervello mi ha detto, no, la 2 scartiamola. Anche qua, ragazzi, questa davvero, il dado truccato, io che non mi capacito di come abbia messo 2/3, perché mi sono dimenticato di ridistribuire le probabilità degli altri numeri. Ho contato le facce, quelle corrette, sempre con 1/6, quando in realtà non è 1/6, perché la somma totale deve fare 1, e se 1 è 1/3, le altre non possono essere 1/6. Le altre saranno 2/3 diviso 5 ciascuna. Non danniamoci troppo. Sono cose, davvero, che se avessi fatto a casa questo test probabilmente avrei preso tipo 90, però lì, purtroppo, è andata così. Alla fine di tutto, però, ho cercato di seguire i consigli che mi hanno detto i ragazzi al corso la settimana prima, ovvero di, nel limite del possibile, vivere bene quella giornata e cercare di portare dentro un ricordo positivo e bello del giorno del test di medicina, perché, diciamocelo, per chi l'ha provato o per chi lo vorrà provare, è davvero un giorno unico nella vostra vita e ve lo ricorderete per sempre. Quindi ho cercato di fare il possibile, nonostante sapere di aver sbagliato, nonostante la pressione e la tensione, di creare dentro di me un bel ricordo di quel giorno, e credo di esserci riuscito, sperando che sia soltanto un ricordo e io non lo debba rifare. Ah, oddio, sono un po' teso per intanto che aspetto i risultati, perché è bello tutto, però non hai ancora la certezza matematica di essere entrato, quindi un po' di strizza ce l'ho anch'io.